Al mio 3 farò partire un video breve ma interessante in cui vado a dialogare con una prostituta, con un asquillo, va bene? È un video che ho fatto molti mesi fa, era il giugno del 2020 ed è un video che in qualche modo ho voluto realizzare per quale motivo? Molto semplice, per dimostrare che mentre la ragazza, tra virgolette, normale, non fa questo tipo di lavoro nel momento in cui io vado a parlarci nemmeno mi si fila, non mi caga minimamente, la ragazza di strada invece mi caga, cioè mi risponde e va quindi a, diciamo così, aprirsi con me a livello cerebrale, ok? Qualcuno potrà dirmi, e grazie al cazzo, Lea, è normale, quella è una troia. Quella invece è una ragazza che non fa la prostituta. Ci sta, ok? Certo, io so questo, infatti. Ma io voglio però farvi capire in maniera concreta, autentica, che ciò effettivamente è vero, ok? Cioè, se io dovessi compiere questo esperimento, un esperimento sociale, no? Dicendo, o meglio, provando a interloquire, provando a approcciare con una ragazza o con una donna, io sono convinto che quella mi guarderebbe come se fossi un alieno, che quella stessa ragazza non risponderebbe minimamente a me, e anzi farebbe una faccia stralunata, farebbe una faccia fuori dal mondo e soprattutto si metterebbe nella condizione di etichettarmi, di bollarmi con ogni probabilità, ma quindi molto probabilmente, come uno sfigato, oppure come un porco, come un maiale che ci vuole provare con lei. Con lo scopo, con l'obiettivo, con il fine di portarsela a letto. Ok? Il discorso che faccio è un discorso banale, di una banalità impressionante. Me ne rendo conto, lo so, so benissimo che questo è un discorso stupido, che tutti possono andare a compiere, che tutti possono andare a fare, ma a me non interessa perché io voglio dimostrarvi in maniera concreta, autentica, che questo si verifica, ok? Ora non incominciate a dire, ah, sicuramente te la sarei scopata, te la sarei. No, perché se ben vedete poi nel video, diciamo che termino il discorso, faccio due o tre domande e poi me ne vado, ok? Proprio perché ho voluto capire e sapere, quindi informarmi, cercando di conoscere qualcosa in più, ok? E la differenza è notevole, va bene? Prego. Ora vi faccio vedere il video, poi a fine video vi dico appunto quello che ne penso e vi lancerò in maniera concreta le mie opinioni. 1, 2, 3, via. Stai pisciando? Ok, hai capisciato? Ok, su come ti chiami? Allora. L'altra volta stavi qua, stavi scopando. Quanti c'hai? Quanti ne c'hai? 30. 30. Va bene, ciao, giusto per sapere. Grazie, Ciao. scusami, ciao a te. Ciao. Ecco, il video l'avete visto, è breve, non è lungo, è un video secondo me, ripeto, secondo me interessante, sottolineo interessante secondo la mia opinione, perché ci fa capire in maniera autentica che innanzitutto questo è un mondo, il mondo della strada brutto, triste, ok? Però al tempo stesso, ripeto, pongo l'accento sul fatto che queste ragazze che stanno in strada perlomeno rispondono, perlomeno si aprono, perlomeno non sono come molte, non tutte, attenzione, non tutte, quindi se sei una ragazza, una donna, non sentirti coinvolta, le ragazze di oggi in Italia, che appena tu dici ti va di uscire insieme, oh, per carità, apriti cielo, vedi, quello è un maiale, mi vuole portare a letto. In genere questo pensa una ragazza o una donna di oggi. Attenzione, non sto dicendo che tutte pensano questo, quindi se sei una ragazza o una donna, non sto parlando di te, io sto parlando in maniera generale.
secondo me, la stragrande maggioranza delle donne e delle ragazze ha la frase, la fatidica frase: ti va di uscire insieme? Ti va se ti offro una pizza, un gelato? Per carità, apriti cielo. Quello è un porco, mi vuole portare a letto. Mamma, papà, c'è questo qua, questo ragazzo, sto leando, che mi vuole portare a letto, un mese vuole fa. Cioè, vi rendete conto? Invece questa ragazza, questa donna, perché ormai 30 anni è una donna, mi ha risposto, tranquilla, serena, non ha avuto difficoltà a farlo, non mi ha visto come un malato mentale, come un deficiente, come un decerebrato, non mi ha visto come un alieno, non mi ha visto come una persona che se, che, diciamo così, solo come unico obiettivo, quindi vuol discovarsela, sì, ovviamente è quello, no? Sarebbe quello in teoria, sarebbe in teoria quello l'obiettivo, no? Quello di comunque avere un rapporto intimo, quello comunque di avere un rapporto sessuale, ok? Però ciò non si verifica, infatti io, come avete visto nel video, come avete ascoltato, la saluto, mi congedo in maniera dolce, non fredda, perché sono pur sempre un essere umano, sono pur sempre un uomo, però con dolcezza mi saluto e mi congedo da lei, ok? Quindi vedete la differenza? La prostituta tranquilla, serena, risponde, parla, non ha difficoltà, non ha paura, non è che dice oddio mio, questo è un maiale, oddio mio, questo qua chissà. Tranquilla, serena. Eppure eravamo a distanza e vicina, io ovviamente avevo la mascherina, come anche lei, ok? Però questo vi fa capire che io perlomeno sto, diciamo così, nella condizione di, cioè la ragazza sta nella condizione di parlare. Di aprirsi. La ragazza, tra virgolette, chiamata normale, quella che non fa questo tipo di lavoro, quella che non svolge questo tipo di attività, apriti cielo, mi guarderebbe come un alieno, come un personaggio che vuole solo portarsela a letto, ok? Oppure come un personaggio bieco, sbagliato, cattivo, anomalo, triste, alieno, ecco l'alieno, ok? Ecco il pezzente. Ecco, io questo vi voglio far capire oggi, in questo video. Capite? E chi ha occhi e orecchie per sentire, allora chi ha occhi per vedere veda, chi ha orecchie per sentire ascolti. Va bene? Questo è un detto che di fatto, spesso e volentieri vado a dire, vado a comunicare. Detto ciò, grazie a tutti dal vostro Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia. È un esperimento, qualcuno potrebbe dirmi, ah, ma tu sei un porco, fai esperimenti del genere. Io purtroppo, lo dico pubblicamente, io purtroppo vivo a Roma, purtroppo, nelle zone di Roma dove una persona può vivere, ci può essere il problema della prostituzione. Ok? Cioè, questo che significa? Che noi ci ritroviamo in zone di Roma, ma io abito, ma se uno abitasse pure a Palermo, a Torino, a Genova, a Milano, ci sono zone di Roma, di Milano, di Torino, di Palermo, delle grandi città italiane, dove ci sono questi fenomeni, i fenomeni della prostituzione. E vuoi o non vuoi, ci passi davanti e vedi certe scene. Ok, quindi non è colpa mia, ok? E al tempo stesso ripeto che affermo di non esserci andato, ok? Quindi non incominciare a scrivere, oh, te la sarei bombata, te la sarei scopata, ah, te la sarei scopata, ok? Perché io vi vengo a sputare in un occhio in maniera non simpatica, ma forse in maniera belligerante. Va bene, guerra fondaia. Detto ciò, grazie a tutti, da Leandro, conoscitore italiano. Iscrivetevi al canale, buona giornata o buona serata a voi.